Buongiorno amici, io sono Giada e scusate per questi capelli che sono un po' a casaccio. E vabbè, oggi farò come fare appunto delle mini bustine per gli squishy fatti in casa. Allora, io ne ho 5 fatti in casa, ma non sono fatti tipo in espansoft. Cioè sono tipo fatte con le spugnette del viso per lavare i piatti. Allora ho preso e ho cominciato a farne qualcuna e appunto ieri ne ho fatte 5 di bustine e me ne voglio far vedere una che mi piace tantissimo, cioè questa. Sono tutte quante uguali, però questa qua è un pochino particolare, che è della ciambellina, e dietro un piccolo cuoricino che era appunto della bustina, invece gli altri, appunto il cuore qua non ce l'ha. Poi questo, che è lo squishy che odio di più, ma anche la bustina perché qua è rotta anche dietro ed è super duro. E vabbè, iniziamo subito con l'occorrente. Una bustina, io uso questa qua della Kiko, che appunto dovrebbe essere non quelle tipo di cartone, ma anche quelle che fanno tipo rumore dei vari squishy delle bustine. Io userò questa. Poi le forbici. Poi aspettate che non trovo più una cosa. Lo scotch. Poi questa bustina per dove mettere tipo i documenti, non so, qualche foglio, le bustine cristallo, non so come si chiamano. E poi appunto uno squishy che io ho appena fatto con i pennarelli, però quasi un po' rovinato perché ora sono andata a spostarlo e si è già sporcato. Ma comunque voi potete usare anche l'espansoft o qualcosa del genere. Allora prendiamo lo squishy e lo mettiamo qua. Prendiamo tipo una misura quadrata e poi lo ritagliamo. Però questa misura quadrata dovrebbe essere un po' più grande dello squishy, se no, se è troppo piccola non va bene. Visto che sono molto difficili da tagliare perché sono un po' robuste, non fa niente se vengono tipo così, anche se è la prima volta. Infatti la mia prima volta è stata questa e non è venuta neanche io, perché non avevo ancora capito. Questa che è crollo, però di squish è stato il penultimo. E comunque non fa niente se vengono tipo così. Prendiamo la bustina e la cartina, in pratica il quadratino, mettiamolo sopra e facciamoci un contorno. Se ad esempio c'è scritto una scritta, come a me e Kiko, e non la volete far vedere, non ritagliatela vicino, ma tagliate ad esempio. Io qua adesso ci faccio il contorno con il pennarello blu, ma dipende che colore volete. E poi ritaglio i contorni, non faccio uscire la scritta Kiko. Io l'ho fatto, non mi è venuto molto bene, ma adesso taglierò un contorno tipo da qua, qua, qua e qua. E poi taglierò questo qua, questo buchino. E ci attaccherò questo. Ho fatto, però non è uscito benissimo perché qua si vede un po' la finale della O di Kiko in pratica. Adesso taglierò, visto che è stato diviso quando l'ho tagliato, prenderò una parte tipo, aspettate, da qua e incomincio a tagliare fuori ai bordi, se no vi esce tipo così, che quando avrete la bustina si vedranno tutti quanti i bordi, quindi non so se a voi piace, a me no, poi resta a voi decidere. Allora ci ho messo il doppio di far questo perché l'ho fatto due volte, quella volta che prima, e ho fatto anche quest'altra volta. Adesso ci ho messo lo scotch qua perché poi avevo ritagliato male, perché vi dico è molto molto difficile farlo, ma comunque ce l'ho fatta. Stavolta lo voglio mettere di così.
poi penso di aprire. Non so se aprirlo da qua o da qua. Io penso più da qua, poi lo sistemerò. Sistemerò. Come stavo parlando? So che non si dice così. Però. Ora lo attacco. Ok, l'ho fatta. Non è bellissima rispetto alle altre perché non definisco anche tipo questa qua bellissima soltanto perché ha il cuoricino. Perché è fatta in questo modo con le righe, ma perché non aveva molta fantasia. Cioè, ce l'aveva sì la fantasia, però le righe, cioè, tu le vedevi nel senso più belle. E invece questo non si vede molto anche perché lo squishy medio più o meno. E vabbè, ci ho messo tipo un'ora per farle perché vi ho detto che ho fatto due di queste. Adesso ci metto lo squishy dentro e ve lo farò vedere. Un attimo. Solo se... Ok. Comunque, in questo modo ho fatto un altro squishy. Oh mamma. Guardate bene, questo qua era lo squishy e ora vi farò vedere tutti quanti gli squishy. Prima gli squishy e poi in bustina. Il tuo si chiama Tokyo, cioè che qua è marrone e qua il giallo, così, e dietro ha tutte queste macchie bianche, non so perché. Poi, questo cuoricino rosso e dentro la bustina è così. Dove vai? E dietro è normale. Questa ciambellina. Avanti è fatta così. E dietro con questo cuoricino qua. Che è crawl, molto carina, però dietro, cioè non mi piace molto. Guardate. Avanti è più carina in pratica. Avanti così e dietro normale. Questo ghiacciolo, che cioè non mi piace per niente perché ho usato lo smalto e... Per una notte intera si è asciugato ed è diventato durissimo in pratica. Con la bustina qua rotta e dietro, cioè con questa scritta che non volevo è tutta bianca. Infine questo micio, questo micino, dentro questa bustina che ho appena fatto. Beh, spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, lasciate un bel pollicione in su. Iscrivetevi al canale. E se volete altri, cioè, se volete questo, il tutorial di come fare gli squishy fatti in casa, arriviamo a 15 like. E alla prossima.